Ciao a tutti, eccoci qua. Durante la mia ennesima crisi di identità vi sottopongo tutte le aesthetics che fanno parte della mia persona. La prima è sicuramente quella cottagecore, che è forse la più conosciuta su internet, e è proprio questa ispirazione dalla vita di campagna in maniera molto idealizzata, con animali, fiori, torte. Questa vita semplice nella natura, con gli animaletti che ti cantano il buongiorno la mattina. Poi arriva la Shanti più gotica, più streghesca, più vittoriana, perennemente vestita di nero, con quest'aria molto altolocata e questo corvo in testa che la rende quasi spaventosa, una sorta di eterno Halloween e corsetti stretti che la rendono minacciosa ma comunque affascinante. Il mio terzo stile, che ho definito boudoir cougar, in realtà è un mix tra uno stile un po' più maturo, un po' più milfy, se uno vuole definirlo in questo modo, ma anche qualcosa di più lussuoso e lussurioso, questo desiderio di affascinare, di portare l'amante in questo antro pieno di oggetti vintage, di pizzi, e sicuramente questa ragazza è la migliore amica di Dita Fontis, cioè per forza. Poi mi hanno dato molto spesso della bambina vittoriana fantasma ed è forse tra tutti uno di quelli che sento che mi rappresenta di più. C'è quest'aria sia molto delicata e leggiadra, ma anche nostalgica e vulnerabile. C'è una leggerezza e un mistero in questo personaggio che sento che mi rappresenta molto da vicino e assolutamente veste sempre di bianco e in realtà ha probabilmente 8 anni. La casalinga anni 50 è un'altra parte di me che non vede spessissimo la luce, ma è molto viva. È viva in ogni senso, è una persona molto attiva, colorata, perfezionista, che adora associare ad esempio il colore del cappello con il colore della maglia, il colore delle scarpe, il colore della borsa. È molto attenta ai dettagli e non si perderebbe mai la partita di calcetto di suo figlio e non mancherebbe mai a portare pranzo e cena in tavola per la sua famiglia. È una donna molto impegnata, molto curata e proprio per questo forse soffre di più ansia del normale. Shanti in Paris si ispira liberamente da Emily in Paris, è sicuramente una social media manager o un Instagrammer, una di quelle che ha una vita minimalista e un feed minimalista, sicuramente adora tutte le forme di beige, di marrone, ha un feed appunto super curato con delle fotografie molto rilassanti, anche se lei non è in realtà molto rilassata, ma ci prova, vuole sembrare così bella senza impegno, ma in realtà lei si impegna tantissimo e ci prova e non è mai soddisfatta, come potete notare da queste espressioni. Ma il suo basco è il suo migliore amico. La Shanti nonna è una Shanti che non vedete molto spesso perché ho l'impressione che a voi non piacciono le cose vecchie tanto quanto a me, ma a me i look che sembrano rubati dal cassetto di vostra nonna o proprio quegli oggetti trovati nei negozi di antichità mi fanno impazzire. Allo stesso modo mi fa impazzire stare a casa tranquilla, rilassata, mangiare le mie minestre con un gatto caldo sulle gambe, leggendo un libro. È la mia vita ideale. Questo stile un pochino alla giapponese è forse quello di me che vedete meno spesso perché ho l'impressione che sia così diverso dal mio solito animo romantico e nostalgico che cozzi proprio. Ma in realtà questo stile alla giapponese di cose larghe, anche messe insieme che sembrano magari quasi cozzare tra di loro, in realtà mi piace molto, mi fa sentire creativa e rilassata e molto comoda rispetto ad altri look. Ed è una cosa che mi piace molto. Chissà che io non trovi effettivamente il coraggio di sforare dalla norma e cercare di testare anche altri lidi. Il mio armadio non sarà felice di avere così tante cose diverse tra di loro. Arriviamo alla penultima Shanti, che probabilmente conoscete bene perché è la Shanti nobile, è la Shanti regina, è una Shanti che proviene da un mondo fatato di favole dove lei ovviamente è la capa di tutto, è in controllo di tutto e veste sempre bei vestiti, è alla ricerca del suo principe o principessa azzurra e ovviamente vive nel suo meraviglioso castello, ha un giardino immenso dove si occupa quotidianamente delle sue rose. E ha appunto ha una cabina armadio enorme con un sacco di vestiti giganteschi e li cambia tutti i giorni. Ha anche una collezione di corone, ovviamente.
L'ultima Shanti è quella più nascosta, ma forse la più vera di tutte, è la Shanti casalinga, è la Shanti come è Shanti il 99% delle volte. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo per la visione e voglio sapere in quale Shanti vi siete riconosciuti di più e quali sono le vostre personalità aesthetics. Fatemi sapere nei commenti. A presto, ciao!